Grandi novità quest'anno all'Hotel Rita di Canazei. Ma sì, abbiamo fatto questa nuovissima piscina, era un progetto molto particolare, un sogno che è nato in questi ultimi anni, vedendo un po' anche le nuove strutture, le nuove tecnologie e offerte turistiche che fanno anche nelle zone qui nostre vicine qui dell'Alto Adige, e qui penso proprio sia proprio una novità questa incredibile, perché così all'esterno rialzata questa nuova piscina tutta in acciaio e su una vista in un anfiteatro naturale che è qui Canazei, nel nostro punto qui via Pareda dove siamo noi, si vede il Vernelli, il Pordoi e addirittura in lontananza il Catinaccio e il Corrodella, quindi è proprio una cosa fantastica, e anche adesso sarà una sorpresa per i clienti che arriveranno, per chi è arrivata sicuramente anche sono rimasti tutti entusiasti, perché è una cosa proprio incredibile potersi godere in acqua calda con l'idromassaggio, rilassarsi e godere di questo paesaggio in mezzo alle Dolomiti. Ecco, com'è nata l'idea di questa piscina così a cielo? Ma noi avevamo già il nostro idromassaggio che funzionava bene fuori, però ormai era diventato piccolino per l'utilizzo, era un po' anche poco visibile perché era un po' basso. Allora, vedendo, come dicevo prima, anche queste strutture anche in alberghi molto importanti dell'Alto Adige, girando e vedendo mi è venuta questa idea che poi si è concretizzata portando questo progetto, e devo dire siamo riusciti a fare anche in 2 mesi e mezzo, grazie alla collaborazione di tutti gli artigiani che hanno lavorato benissimo in tempi strettissimi, per a fare questo nuovo progetto, nuova offerta per il nostro albergo, per i nostri ospiti. Ogni anno una sorpresa per i clienti, li volete proprio coccolare. Prima il ristorante Rita Stube, poi abbiamo visto quest'inverno la nuova entrata e ora la piscina. Ma sì, è la nostra prerogativa, credo, ormai c'è sempre aspettativa da parte di tutti, cosa farete quest'anno, cosa ci proporrete. È un modo per stare a passo coi tempi, investire bene e anche fidelizzare sempre di più anche la nostra clientela, no? Lavoriamo, devo dire, già molto bene, e penso sia anche grazie a questo continuo migliorarsi e nuove offerte che riusciamo a dare, che riusciamo a stare a passo coi tempi, no? Perché ormai i tempi sono talmente veloci, si evolvono, e credo insomma che sia un fattore vincente, anche se è un periodo molto impegnativo, è stato un periodo anche la primavera, sappiamo benissimo quella situazione che c'è, quindi siamo dovuti organizzare ancora di più per riuscire ad avere tutto il materiale, quello che serviva per portare a termine l'opera. Per quello a maggior ragione un grazie veramente a tutti gli artigiani che hanno lavorato e a portare a termine in maniera impeccabile anche di tempi questa nuova struttura. Ecco, dicevamo ogni anno una sorpresa, ci sono altri sogni nel cassetto? Ma c'è ancora qualche rifinitura, ormai siamo arrivati, sono ancora a fare una parte di alcune camere verso la strada, alcune cose, vedremo un po' anche come evolve con questa situazione che è sempre più, prima il Covid, poi adesso la guerra, quindi dovremo un po' vedere, non ci fermeremo mai, non ci sentiamo mai arrivati, no? Quindi dice adesso ho fatto questo, però chi lo sa, vedremo. No? Vogliamo dare i dati per potervi contattare? Sì, beh, sempre il nostro sito hotelrita.com o info@hotelrita.com, e che sia ancora per anche luglio-agosto siamo già abbastanza al completo, però settembre è un bellissimo mese, poi oppure ci rivedremo per l'inverno prossimo. Benissimo, grazie Enzo. Grazie, buona estate a tutti.